Datemi la possibilità di ricambiare tutto quello che avete fatto per me. Quello che avete fatto per Giuliano. Quello che vostra madre ha fatto per mia figlia. Voi due avete fatto tanto per noi, Augusto. Milagros, per favore. Avete avuto tanta pazienza con me. Ho bisogno di avervi al mio fianco. E anche voi avete bisogno di me. Potremo ricominciare. Insieme potremo formare una famiglia, finalmente. Augusto, vi prego, non rifiutate. Vi assicuro che non c'è cosa al mondo che potrebbe rendermi più felice che essere vostro marito. E allora? Allora vi prometto che non ve ne pentirete mai. Così finalmente non saremo mai più soli. Lien. Perché Lien? Perché il grande spirito si accanisce contro di me? Perché? Lien, perché? Catriel! Catriel! Il dottore arriverà qui da un momento all'altro. È troppo tardi. Il grande spirito l'ha presa con sé. Sorella mia. No, non è possibile. Augusto? Arrivo, Milagros. Eccomi. Lascio solo, Augusto. Grazie. Grazie, Milagros. Madre mia, perdonatemi. Vi prego, perdonatemi. Io so, ecco, io so che voi non approvereste mai quello che sto facendo. So che mi guardereste dritto negli occhi, come solo voi sapevate fare, e fareste valere la voce della verità. Però io non sono forte come lo eravate voi, e nemmeno tanto coraggioso. Io non sono degno di voi, madre. Non sono nient'altro che un pover'uomo innamorato, disposto a mentire per non perdere la persona che ama. Capite?
Se dicessi la verità. La verità che a voi stava tanto a cuore. Ne ricaverei soltanto... solitudine. E tanta amarezza. Solo questo. E perciò... perciò vi chiedo di perdonarmi. Ve ne prego. E vi sono anche molto grato. Perché so che siete stata voi a restituirmi la vista. E a fare in modo che Milagros fosse mia. Grazie, madre. So che tu sei ancora qui. Sei in questa croce che ti apparteneva. Sei in un luogo nel quale tua figlia e io un giorno ti incontreremo. E so che mi stai ascoltando. E che mi perdonerai per quello che sto per fare. Il tuo amore, Catriel, vivrà per sempre nel mio cuore. Sei vivo nel ricordo di tutti noi. Ed è per questo che tua figlia e io chiediamo il tuo perdono, la tua comprensione. Perdonami, Catriel, ma devo farlo. Per la piccola Lucrezia. Rosalba ha dato la vita per la mia bambina. Per la nostra bambina. Aiutami, Catriel. Io ho il dovere di salvare Augusto dalla sua disperazione. L'ho promesso a Rosalba. Tu e io dobbiamo pensare al futuro di nostra figlia. Spirito, ascolta la mia preghiera, accogli vicino a te mia sorella Lien, ti supplico. Che il suo generoso sacrificio serva almeno al frutto della sua carne, che la piccola Lien abbia una vita felice e serena. Grande spirito. Ora devi prenderti cura tu, di Lien. Lien. Lien, tu sarai sempre nostri cuori. Tua figlia non ti dimenticherà mai. Perché io le ricorderò sempre che sua madre ha dato la vita per generarla. Addio, Lien. Ti voglio bene. Come state, Clotilde? Molto bene, signore. Grazie.
Per favore, volete dire alla signora che sono qui? Ma certo, signora. Non è necessario. Gli amici non hanno bisogno di farsi annunciare. E se non avete più bisogno di me, torno al mio lavoro, con permesso. Che piacere, Carlotta. Come stai, Paolo? Bene, sono venuto a stanarti. C'è del lavoro che ti aspetta. Anche qui ne ho, sai. Non ti capisco. Prego, accomodati. Paolo, finalmente mi sono decisa. Oggi questa casa si è trasformata in una scuola. Beh, certo, non si può negare che sia una scuola un po' fuori dal comune. Sì, me lo immagino. Mi congratulo con te, Carlotta. Ti ringrazio. Adesso devo solo riuscire a combinare gli orari con quelli del giornale. Non voglio trascurare l'offerta che tanto gentilmente mi hai fatto. Ma certo, sta tranquilla, non ci sarà nessun problema. Piuttosto dimmi, come sta andando il reclutamento dei tuoi piccoli geni? Bene, bene, molto bene. Va un po' a rilento, ma procede, sì. Conto molto sull'appoggio di padre Oreste e di mio marito, naturalmente. A proposito di Mariano, come sta? Tutto bene? Sì, sì. In questo momento starà arrivando ad Arroyo Seco. Aveva del lavoro da sbrigare, ne ha approfittato per salutare degli amici. Immagino che saranno molto contenti quando sapranno che hai deciso di aprire questa scuola. Sì. Soprattutto la signora Rosalba. Ah, Rosalba, la cara Rosalba. Sai, mi manca moltissimo. È impossibile dimenticare una donna come lei. Sì. Domenica. Pensavo che fossi a letto. Stavo appunto per andarci, padrone. Ma prima volevo consegnarvi questa lettera. È indirizzata a voi, è appena arrivata. Una lettera per me. È del signor Raimondo. Quel vecchio furfante finalmente si è ricordato di noi. Bene, ora sì che con il vostro permesso andrò a farmi una bella dormita. Ma certo. Buonanotte, padrone. Buonanotte e grazie. Che strano. Una lettera di Raimondo. Non può essere, no. No. Rinaldo, ti prego, dimmi cos'è successo. Rosalba è morta. No! Rosalba è morta. No! Thank you.
non può essere vero. Non può essere vero, non è possibile. Rosalba, la mia povera Rosalba. Che meraviglioso gesto. Non so cosa pensare, non so che dire. Ha dato la vita per salvare la piccola Lucrezia. Non è possibile, non è possibile. Augusto. Augusto, mio Dio, povero figlio. Chissà quanto sta soffrendo. Dobbiamo partire subito. Dobbiamo andare a Villa Speranza. Dobbiamo farlo per lei e per Augusto. Dobbiamo essergli vicino. Avanti. Milagros. Sì, sono io. Augusto, volevo dirvi una cosa. E volevo sapere se siete d'accordo. Pensavo che dovremmo aspettare qualche giorno e poi annunciare il nostro matrimonio. Voi che cosa ne dite? Tutto quello che decidete è ben fatto. No. No, non piangere, tesoro. Non piangere, piccola mia. Vedrai che tutto andrà bene. Sei con tuo padre. Sei con tuo padre. Sta tranquillo. Ecco. Ti ha portato un po' di latte. L'hai visto? Scinti ti ha portato il latte. Calmati. Avanti. Vediamo se riesci a berlo. Su, avanti, brava. Questo è il latte che ti ha portato Scinti. Su, da brava. Bevi. Sembra che funzioni. Forza. Bevi. Bevi, piccola mia. Avanti. Bevi, tesoro, forza, devi crescere, sai. Tu devi crescere. Avanti, forza, bevi. Bevi, avanti, forza, forza. Niente. Avanti, bevi, piccola mia, tesoro, bevi. Avanti, avanti. Non lo beve. Niente da fare. Non c'è nessuno in casa? Chi siete? Abbiamo bisogno d'aiuto. Siete indios? Siamo indios, sì, siamo indios, ma non abbiate paura. Che volete? Siamo in viaggio, ci sono anche mia moglie e mio figlio. Dovete scusarci, ma i nostri cavalli sono stremati. Vi prego, aiutateci, abbiamo fame. Per giunta, con il buio, abbiamo perso la strada. Va bene. Se vi accontentate di quello che c'è, potete restare. Entrate. Grazie. Vado a chiamare mia moglie. La carrozza è pronta? Sì, Rinaldo. Tesoro. So che è molto difficile. Ma dobbiamo cercare di essere forti. Ora che sono al tuo fianco, dividerò con te questo immenso dolore. Non potrei vivere senza di te, Maria. Le valigie sono già sulla carrozza, tutto è a posto. Maria, ti prego, metti un fiore sulla sua tomba da parte mia. Su. Non avere... Venite avanti. Venite. Lui è Scinti, mio fratello. Mi chiamo Armando Vega. Lei è mia moglie Manuela. E mio figlio Luca. Ha appena 2 mesi. Io sono Catriel. Vi prego, accomodatevi. Scinti, da loro un po' d'acqua. Sì, subito.
Grazie. È stata una fortuna trovare persone tanto generose in questo luogo così desolato. È vostro figlio? Sì, è una bambina. Scusate, ma quella povera creatura sembra morta di fame. Perdonatemi, ma a mio parere a quest'ora la madre dovrebbe darle il latte, non vi pare? Oggi abbiamo seppellito mia moglie. Oddio mio, scusatemi. Che cosa possiamo dirvi? Ecco, sappiate che vi siamo vicini. Perdonatela, mia moglie ha la lingua lunga. Io avrò anche la lingua lunga, ma vi prometto che la vostra bambina fra poco avrà la pancia piena. Ecco, tieni tu Luca, per favore. Su, piccolina. Giuliano. Come lo sapevi che ero io? Ecco, ho riconosciuto i tuoi passi e il tuo modo di chiudere la porta. Sai, per una persona nelle mie condizioni, molto spesso l'udito sostituisce la vista. Sì, certo. Dimmi una cosa, com'è il tempo oggi? È una bellissima giornata. C'è tanto sole, però gli uccellini non cantano. Devono essere tristi per quello che è successo a zia Rosalba. Giuliano? Giuliano, per favore, puoi venire qui un momento? Vai, ti vuole Milagros. Poi riprenderemo la nostra chiacchierata. Augusto. Giuliano, devo dirti una cosa. Sì, Milagros. Probabilmente ti potrà sorprendere. Forse non riuscirai a capire. Ma io voglio dirtela perché fra noi non deve esserci nessun segreto e nessuna bugia. Dobbiamo forse lasciare la tenuta? No. È Augusto che ci lascia, ora che sua madre non c'è più. No, amore mio, al contrario. Nessuno andrà via. Resteremo tutti insieme qui. Tu, Lucrezia, Rosalinda, Bruno. Augusto e io, tutti insieme. Però anche adesso stiamo insieme. Non capisco. Vorrei che tu capissi che Augusto è rimasto solo. Ha bisogno che qualcuno si prenda cura di lui. È rimasto solo perché sua madre è morta. Si è sacrificata per salvare la nostra Lucrezia. Mentre Augusto ha salvato te. Sì, certo. E adesso io desidero stare al suo fianco. Come lui desidera stare accanto a me. Voglio dire che abbiamo deciso di sposarci. E credo che questo avverrà molto presto. Bruno. C'è qualcosa che non va, Augusto. Mi è sembrato che il sole... Non posso vedere la luce del sole, però posso sentirne il calore sul mio viso e sulle mie mani.
Sì, certo. Quando ero piccolo, mi piaceva il calore del sole. Ricordo che al forte rimanevo ore ed ore sotto la luce del sole. Non mi stancavo mai. Eppure, Augusto, potreste farvi controllare dal medico quando verrà per vedere come va la ferita. Forse. I miei occhi sono spenti, purtroppo. Me lo hanno già detto. Attento, Augusto, Augusto! Non è niente, non è niente, Bruno. Grazie. E che pensate di fare adesso? Tornerete alla locanda? No. Non potrei, ora che non c'è più mia madre. Lei riposa per sempre in questa terra. E io resterò qui, dove c'è qualcuno che ha compassione di questo povero cieco. Prendete. Grazie. Vi ringrazio per quello che avete fatto per mia figlia. Ma vi pare, Catriel? Sono una madre. Ho fatto soltanto il mio dovere. Anche se, ad essere sincera, sono preoccupata per il futuro della sua bambina. Noi andremo via domani mattina. Come farete a darle da mangiare? Non lo so. Purtroppo dobbiamo riprendere il nostro lavoro. Sapete, due poveri artisti come noi non si possono permettere di non lavorare. Certo. Se non ricordo male, voi avete detto di non aver nessun legame al mondo, a parte la bambina. Perché non venite via con noi? Ma certo. Così vostra figlia avrà da mangiare e poi avrà anche un amichetto con cui divertirsi. No, no, saremmo soltanto un peso per voi. Ma cosa state dicendo? Cosa state dicendo? Un amico con due braccia forti non è un peso per nessuno. Andiamo. Coraggio, accettate. Venite con noi, Catriel. E dove siete diretti? Andiamo dove ci porta il vento, Catriel. Bruno, hai visto Milagros? Bruno, che ti prende? Eh? No, niente, niente, niente. Te ne stai alla finestra a guardare Augusto? È successo qualcosa? No. Ecco, mi era sembrato che... No, non può essere, no. Non riesco a dimenticare l'ultima volta che l'ho vista. Era così serena come sempre. Era sola, ma era forte. Sì, è vero. Era una donna forte. E aveva un cuore talmente grande che si faceva amare da tutti. Mi ricordo che quella volta mi guardò dritto negli occhi e mi abbracciò con tutto il suo affetto. Povera Rosalba. Povero Augusto. Povera Milagros. Con questo peso enorme sulle sue giovani spalle. Allora, sei contento, Giuliano? Certo che sono contento. Però devo dirti una cosa. Sì, dimmi. Io non dimenticherò mai Catriel. Nemmeno io.
te lo assicuro. Giuliano? Giuliano, sei qui? Sì, Augusto. Milagros mi ha dato la bella notizia. Resterai con noi per sempre. Sì, Giuliano, per sempre. Con te e con Milagros. Lucia, non ti andrebbe di fare due passi in giardino? No, madre, non ne ho voglia. Che ti succede? Sei di malumore? Sono stanca di stare da sola, se volete proprio saperlo. Oh, Lucia, ti prego, non fare così. Paolo dedica la maggior parte del suo tempo a quel maledetto giornale e io non posso sopportarlo. Corre da una parte all'altra e a me non dedica la minima attenzione. Mi sembra che tu stia esagerando. E inoltre, mia cara, ho la sensazione che il problema non sia questo. Ah, madre, a voi non posso nascondere niente. Quello che mi dà veramente fastidio è questa grande intesa che ha con Carlotta. Oh, ma che cosa dici, tesoro, per favore? Ve lo assicuro, madre, non fa altro che parlare di lei. Carlotta di qua, Carlotta di là. Quanto è intelligente, è magnifica. Ma allora è solo questo il problema, bambina mia. Tu sei gelosa. Carlotta è tua cugina e ti adora. Sapete che anch'io le voglio molto bene. Ma non per questo mi sento meno trascurata. Che cosa posso fare, madre? Datemi un consiglio. Cosa posso fare prima che sia troppo tardi? Per prima cosa, non drammatizzare. E in secondo luogo, devi trovare un sistema per stare accanto a tuo marito. Naturalmente, se è questo quello che desideri davvero. E in che modo? Non credo che nessuno ti possa impedire di trovare un lavoro al giornale. Carlotta, sì. Credo che ormai sia giunto il momento. Sì. Sì, sì, ecco, questo potrebbe essere l'editoriale dell'edizione di domani. Mi hai anticipato, stavo per dirtelo io. No, no, non mi riferivo a questo. Mi sembra arrivato il momento che tu scriva un articolo. Un buon articolo. Con la tua firma, è chiaro. Beh, che c'è? Non dici niente. Ecco. Eh? Paolo, non... Non voglio essere precipitosa. Ho bisogno di tempo per pensare a cosa scriverò. Voglio che restino tutti stupiti quando leggeranno il mio articolo. Questa non è cioccolata, è fango! Con permesso. Scusatemi, se permettete. Vedete, sono tanto grassa quanto sincera. E ho la sensazione, signora, che a voi non piaccia affatto quello che facciamo, non è vero? Signora, non desideriamo farvi cosa sgradita. Possiamo andare a fare il nostro spettacolo altrove, se vuole. Sentite, io non so perché, ma quello che fate al pubblico piace molto. Ed è questo quello che conta. E ora scusatemi. Non ho mai conosciuto una donna tanto antipatica. Ma chi si crede di essere quella lì? È dal primo giorno che ci tratta come se fossimo due appestati. Evidentemente non ne andiamo a genio. E perché non dovremmo andarle a genio? Si dà troppe arie, quella stupida. Sono sicura che non le va a genio neanche suo figlio, ammesso che ne abbia uno. Fratello, non portarmi rancore. Senti, io non cercherò di trattenerti. Voglio solo chiederti se sei sicuro di quello che fai.
Non credi che sarebbe meglio allevare Aileen fra la nostra gente, all'accampamento? No, Cindy, no. Potrei pensarci io. Le farei da padre, Catriel. Almeno fino al tuo ritorno. Io ti ringrazio del pensiero, ma non accetto. È sangue del mio sangue. E mi seguirà dovunque andrò. Sei di nuovo qui. Non ti libererai tanto facilmente di me. Sono un uomo. E ho bisogno di una donna. Mi dispiace solo dover pagare per assicurarmi il piacere della tua compagnia. Oggi no. Oggi no, Saverio. Cosa vorresti dire? Voglio dire che oggi non ti costerà niente. Tu sei il mio unico amico. Sei un vecchio amico. E agli amici non si fa pagare la compagnia. Dopotutto, sei l'unico uomo che mi ha dimostrato un affetto sincero negli ultimi tempi. A quanto pare non sono l'unica che non ha fame. Sarà difficile. Sarà molto difficile abituarsi all'assenza di mia madre. Sì, sarà difficile per tutti noi. Per Rinaldo. Non faccio che pensare alla sua reazione quando lo saprà. È vero, avete ragione. Nonostante tutto quello che è successo e che ci ha fatto allontanare. Devo ammettere che anch'io sono molto preoccupato per lui. Se penso com'era buona, se penso com'era generosa, non posso fare a meno di sentirmi colpevole per la sua morte. Anch'io mi sento colpevole. Ma purtroppo non possiamo farci niente, Rinaldo. Forse se le fossi stato accanto, lei sarebbe ancora viva. No, no, amore mio, no. Non tormentarti più con questo pensiero. Sono sicura che Rosalba questo non lo perdonerebbe mai. Né a te, né a me. Hai ragione. Sapendo com'era fatta, è molto probabile. Ad ogni modo, non vedo l'ora di arrivare al luogo dove riposa. Per poterle chiedere perdono. Rosalba? Signora Rosalba,
Sono Mariano Giordani. Rosalba! Non è qui, giovanotto. Signor Raimondo, come state? Ma che cosa è successo? Vi prego, parlate. È successo che la donna migliore del mondo, Rosalba, è morta. Rosalba. Rosalba è morta. Aspettate qui, vado ad avvisare la signora. Ah, signora Carlotta, vi cercano. Sì. Chi siete, signore? Mi chiamo Fulgenzio, arrivo adesso da Villa Speranza, signora. E vi porto delle cattive notizie. Cosa volete dire? Che è successo? Ecco, si tratta della signora Rosalba. Cosa è successo a Rosalba? È morta, signora. È morta. No, non è possibile. Vi prego, ditemi com'è successo. Voi sapete com'era fatta, Mariano. Si dedicava agli altri. Avrebbe dato tutto per il suo prossimo. E infatti ha dato la sua vita per salvare la piccola Lucrezia. Povera Rosalba. E povero Augusto. Che tragedia. E Rinaldo. Deve essere stato terribile per lui. Sapete, gli ho mandato una lettera con la notizia. Deve essere partito con Maria per Villa Speranza. Sarà un colpo terribile anche per mia moglie. Povera Rosalba. Paolo la stimava tanto. Che disgrazia, Dio mio, che disgrazia. Mi sembra un incubo, non riesco a crederci. Così è la nostra vita, per ogni ora, per ogni istante di felicità. Ci sono altrettanti momenti di dolore, per noi e per quelli che amiamo. Se Rosalba è morta in pace con la sua coscienza, ora ci starà sorridendo dall'alto del cielo. Povero Augusto. Poverino.